Pechino Express, la terza edizione dell'Adventure Game in scena su Rai 2 e condotto da Costantino Della Gherardesca, ha consegnato il suo esito finale, ovvero la coppia che ha vinto questa edizione del programma. La sfida dell'ultima puntata ha visto scontrarsi una triade di binomi, ovvero le tre coppie rimaste in gara dopo l'ultima eliminazione della scorsa settimana. Le Cougar, i Perez e i coinquilini. Durante il primetime della seconda rete del servizio pubblico c'è naturalmente stata un'ulteriore scrematura dei concorrenti, ridottisi a due coppie quando, a metà puntata, dopo la prima prova finale, sono state eliminate le Cougar, Eva Grimaldi e Roberta Grazia. Qualche lacrima, molta nostalgia ma tanti ricordi hanno contrassegnato il loro addio alla gara. Abbiamo incontrato delle persone così particolari, così aperte e... siamo entrate in casa di persone che ci hanno permesso di conoscere la loro casa, le loro storie, senza mai negarci il sorriso, nonostante la miseria. Si sono quindi scontrati per l'ultima sfida la coppia dei Perez, formata Zinit Nere, durante il corso del programma e quella dei coinquilini. Ma dopo una lunga lotta, fatta di spostamenti continui attraverso differenti località, ad avere la maglia sono stati proprio i coinquilini, che hanno conquistato la prima medaglia dall'inizio del programma. Chi se ne frega.